iniziativa nell'ambito del cartellone estivo. Presentato nell'atrio del Palazzo dei Carmelitani di Partinico, il libro Sillabe nel vento di Giovanna Fileccia, poetessa ed artista di 48 anni, originaria di Palermo ma residente a Terrasini. Una mostra di poesie e di installazioni realizzata sempre dall'artista resterà visitabile nei prossimi giorni. Giovanna Fileccia spiega il filo conduttore delle sue opere. Ricercare e trovare il proprio equilibrio, il proprio epicentro. E quindi ogni installazione ha un filo sospeso che tiene un oggetto in precario equilibrio. Questo perché? Perché io spero di non trovare mai il mio equilibrio, però nel ricercarlo mi pongo in una maniera, in un modo positivo anche alla vita, e quindi cerco di trovare il rispetto verso gli altri, la buona educazione, oppure anche il rapporto equilibrato con i miei figli, con mio marito e con tutti quelli che mi circondano. Ovviamente poi questo si estende in modo più ampio, perché è vero che tutto parte da me, ma se non avessi la mia famiglia e tutti gli altri, io non sarei niente. Nella sua ricerca, nelle sue opere, c'è proprio sempre una ricerca. Attraverso le installazioni Giovanna dà materia a quelle che sono praticamente le sue parole, quindi le sue poesie, ma soprattutto i suoi sentimenti. Io trovo che, guardando appunto le installazioni di Giovanna, c'è dietro un linguaggio sia poetico che appunto artistico, che si legano come se fossero due voci da entrambe le parti, che si uniscono e che hanno in comune il linguaggio universale della psiche e quindi anche dell'animo umano. Ho sempre, quando Giovanna mi ha fatto vedere le sue installazioni, io ho detto: sono dei mandala. Se voi fate caso, ogni scultura praticamente è caratterizzata da una forma circolare con un centro ben preciso, ben strutturato, che rappresenta appunto la ricerca di questo equilibrio di cui appunto parlava Giovanna. E in questa ricerca appunto, che è attraverso i vari materiali, i colori e tutto quanto, che lei riesce a tirar fuori appunto le emozioni sia positive che negative, per trarre un benessere, diciamo, intanto per se stessa, ma anche condividendo con l'altre, porta, come dire, l'animo umano a riflettere su quelli che sono i nostri, diciamo, le nostre immagini archetipiche, che tirandole fuori ci permette di stare appunto meglio. Il Symposium ha avuto il pregio, possiamo dire, di iniziare proprio con questo libro che si va bene il vento. E al libro sono seguite le installazioni che vediamo qua, e che praticamente non sono altro che un modo per esprimere quello che c'era nelle poesie in un'arte nuova, diversa, che non è pittura. E infatti non è una mostra di quadri, è una mostra di installazioni, dove presenti sono queste forme realizzate con materiali diversi: sabbia, cartone, sfago. Serata di musica e cultura, balestra.